Benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Dunque, prima di cominciare il secondo mondo, io so bene che facendo questo livello qui... Oh, intanto da noce, bene. Se non sbaglio, facendo questo livello si apre uno stage segreto che porterà poi al mondo 5. Bene o male in tutti i Super Mario c'è una warp zone, ma... per il momento decido di non farla, magari la faccio a fine gioco. Allora, abbiamo quelle due di Bowser che non devo assolutamente prendere. Sono pericolosissime. Ok. Va bene, so ancora quali sono. Perfetto, so quali sono. Dunque, sono la prima e l'ultima, quindi andiamo. Eccolo qua. Deserto delle torte. In realtà nello scorso video l'ho detto che sembrava più un dolce sto posto, però l'ho poi tolto dal video perché non serviva. Potevo dirlo benissimo ora. Comunque, andiamo subito col primo livello. Zona dei guardaliti. Cosa? Quindi, che cosa succede? Ah, Tato, tu devi stare buono, eh. Intanto da Natsut qui. Tu vieni con me che sei importante. Immaginavo ci fosse qualcosa di nascosto lì. Ah, torniamo, ci sono le monete? Ok. Dunque, ah, ma i guardaliti mi guardano effettivamente. Oddio, procioni all'attacco. Cioè sì, non sono procioni, ma insomma. Avete capito il senso, dai. Quindi questi cosi cascano? Ah, sì, cascano. Ma non si rialza? No, non si rialza, ma non fa niente. Ecco qua. Facciamo con Yoshi che è uguale. Sì, ma sei un pezzettino, sei? C'era bisogno di tutti quanti questi procioni volanti qua? L'abile Momonga? Era necessario l'abile Momonga qui? No. Mamma mia. Vabbè, comunque. No, vabbè, siamo con Yoshi, più facile. Allora. Non so se Nintendo ha pensato che si poteva cisare questo livello e quindi ti hanno messo sti cosi dovunque. Questo non va giù questo? Ok, qui non c'è via di scampo. Più che altro se perdo Yoshi mi dà un po' fastidio, ma non penso che lo perderò. Basta stare attenti e prenderlo ora. Bene. Che poi canta pure, canta Yoshi, quindi... No, quella non mi fido a prenderla. Ma comunque sì, andiamo avanti. Aspetta però, da lì si poteva scendere effettivamente? Ah, ecco. Ma sembra che Yoshi comunque sia stia bonetto per conto suo, eh. Madonna, momenti mi casco. Devo ancora prenderci bene i comandi. Confidenza intendo con i comandi. Eh sì, vabbè, però tu potevi pure stare buono, eh. No, ho lasciato dentro Yoshi, accidenti. Per sbaglio ho lanciato, brutta abitudine purtroppo. Ah, eccolo. Bene, possiamo andare ora. Dai, ci sto prendendo sempre più la mano, su. Aspetta, intendo un attimino stare tranquillo quando faccio questa, che poi ora scende. E prese tutte e tre. Grande. Quante monete belle qui, accidenti.
Bene, parte qui, cioè proprio il muro invisibile che non ti fa andare. Preso! L'ho fatto con molta calma, devo dire. Molta calma, però... tutto quanto one shot. Vedi, con la calma si riesce a fare tutto. Bene, direi di fare ora. Oddio, che succede lì? Oh, Ruboniglio, no! Un tipaccio mi ha rubato alcune cose a cui tengo ed è così veloce che non ce la farò mai da acciuffarlo. Ti prego, devi aiutarmi. A primo livello, eh? Va bene, posso provare a prenderlo allora. Posso usare il tubo magari per andarci? Sì. Ecco qua, il mezzo di trasporto quando ho fretta. Ah, ti fa da cannone. Suono palesemente ripreso da Super Mario 64. Lancio! Eccolo qua, vediamo un po' che cosa ha rubato, dai. Innanzitutto prendiamolo. Vai su. Portiamoci ovviamente Yoshi con noi, che non fa mai male. Ah, ma sono... vabbè, sono chiusi questi qua, ovviamente. Ma sbaglio, il Ruboniglio va al mio passo, praticamente. Cioè, sembra quasi che si fermi. Comunque sia facile. Hai recuperato il maltolto, grazie un milione. Ecco, prenditelo, sei guadagnato. Sì, sì, mi fai leggere, per favore? È andato avanti da solo, non mi ha fatto leggere niente. Abbiamo preso, non lo so, comunque sia. Se non sbaglio, quando c'è la P sopra l'oggetto ed è un colore un po' strano, serve a farti essere invincibile. Mi ricordo che c'era un oggetto in 3D Land che ti portava direttamente alla bandiera, se non sbaglio, una cosa del genere. Comunque, se andiamo a casa di Todd. Oddio santo, ce ne sono tre? Wow, tre. Ok, ok, so ancora quali sono. Non lo so più. So solo che quello al centro non è. E questo forse non è. E invece era questo, ti pareva? Ah, l'ultimo di là era. Mi sono incrociati gli occhi. Non fa niente. Almeno una la prendi comunque, dai. Sempre una bella vincita, la stella poi. Ti fai il livello un po' in scioltezza. Ho tre stelle, magari le userò per i livelli più difficili. Andiamo di qua. Ah no, questo è il 3, allora facciamo prima il 2. Grotta dei Marghi Bruchi? Oioi. Ah, non è sotto? Sempre sopra siamo? Comunque, Yoshi, questo te... No, Yoshi mi sa che non se li mangia questi. Perché dovrei andare qui sotto, mi dice il gioco? Non mi sembra ci sia qualcosa. Vai, scendiamo. E qui? No. Ah, se li mangia, sì. Ma so, ti sembravano arance, sembravano. Ok, aspetta, aspetta, calma, calma. Ah sì, effettivamente diventano arance. Ma era veramente diventato un'arancia. Ma che è sto posto? Oh.
Ok, perfetto. No, perché ha lanciato? Ehi! Perché ha lanciato? No, fermo, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perché ha lanciato? Mica ho lanciato, ehi! Stranissimo! Boh! No, ah, forse si è fatto male prima. Non è che ho lanciato, gli ho fatto male. Ah, che sbaglio. Sì, però allora, scusami. Ok, qua si scende. Ah, potevo scendere anche di là, mi sa. Oh cielo. Beh, gli usciti se li mangio questi. Comunque. Devo stare molto attento qui. Ci vado con molta calma. Non mi interessa se sto, se ci vuole tempo, ma devo fare con calma. Perché devo anche trovare la moneta poi. No, non sembra essere qui però. Boh, non l'ho trovata qui la seconda moneta. Forse non è neanche qui in questo punto. Non lo so. Non ho neanche trovato la terza, a dire il vero. Ma ci picchia. Vabbè, tanto poi questi alla fine me li rigioco e quindi le troverò sicuramente. Con un po' di pazienza. Andiamo a fare il terzo allora, Caverna delle Vampa Serpi. Oh, interessante il nome. Vieni qua tu, non ti lascerò mai. Ah, eccole le vampa serpi. Allora ricordavo bene, ricordavo. Sì, 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 queste sono toste, eh. Sono carogne, sì. Ecco qua intanto la prima moneta. Ah, c'è Yoshi qui. Cioè un altro Yoshi intendo. Ah, ma lui risplende? Ah, che carino. Ah, ci picchia. Ma no, è scappato. Oh no. Peccato, è scappato. Vabbè, farò senza. Tanto anche prima avrei fatto senza alla fin fine. Ah, ma ne ecco un altro. Ah, posso andare qui sotto invece, va? Vedi, senza di questo non avrei visto il passaggio sotterraneo. E avrei perso una moneta, certo. Non c'è la moneta però qui, eh. Stiamo attenti. Vabbè, non c'è la moneta, facciamo senza. C'era un one up, ok.
c'è un po' di luce. Però se l'è mangiato. Ah, più veloce, più veloce. Preso. Wow. Devo ancora trovare la seconda moneta. Però te la mangi, dai. Se te la mangi, però mangiatela. Iniziano ad essere complicate queste seconde monete qua, eh. Bene. Ma dove stanno? Qua sopra? Sì. Però è la terza. Cavoli. Già dal secondo mondo iniziano ad essere più complicate. Vabbè. Come ho detto, ci tornerò. E andiamo ad affrontare un'altra volta Boom Boom, torre delle pietre mobili. Forte. Vediamo cosa ci riserva. Oh. Bene. Ottimo. Magari ad alcuni dà fastidio che non prendo tutte le monete, ma hey. Questo che fa? Bene. Molto utile, effettivamente. Ah, perché dice però c'è la moneta. Ho capito. Bene. Ciao, ciao, prendo. Vabbè, niente, andiamo. Sopra una moneta, ok, posso capirlo. Beh, per lo scrupolo cerco anche di qua. Ah, beh, ce l'ho già il fiore, dai. Mi avrebbe solo, tra virgolette, dato dei punti. Ok, let's go. Qui serviva questo, però... No, cavoli, sono caduto. Quello perché sta lì? Ci sta lì. Strano. Vorrei indagare, ma al tempo stesso no. Eh sì, c'era un tubo. Ah, a caso, ok. Vabbè, dai, un po' di punti. Niente di che. Va bene, poteva andare peggio.
Ok, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ah, perché questo mi spara in alto. Ok, ho capito. Però non c'è la moneta. La terza moneta non c'è. Va bene. Anche qui dovrò tornarci poi. Per il video non è proprio necessario, ma... fa diventare più grosso, lo sdoppia. Amo salta pure. Dai, era perfetto. Il tempismo era perfetto, dai. Non mi fare così, era perfetto il tempismo. Comunque, è andata. Poi, che succede qui? Ok, bene, per questo video è tutto, allora io magari dopo mi do da fare per cercare anche le monete mancanti, o forse no, chi lo sa, se proprio servono a fine gioco ci faccio un pensierino. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima, ciao!